salutatelo. Tanto. Non posso. Pronto? Pronti via? Associazione Mediterranea? No, molto? No, quella è AMA. Ok. Io sono come segnato un fatto da Mediterranea. Sì. Ok. Bene, cominciamo subito. Cominciamo subito ringraziando naturalmente il pubblico presente e chi naturalmente la città di Lerici che ci ospita per questa bella manifestazione e naturalmente per questa grande occasione di avere un po' tutto il mondo della ricerca legata evidentemente al mare, ai mitili in particolare oggi pomeriggio qui nella nostra saletta, perché il momento diciamo è molto importante. Ieri si parlava di quello che oggi e si sta verificando quasi come una tempesta perfetta per il mondo della mitilicoltura in Italia, sia sul lato adriatico sia sul lato tirrenico. Quindi siamo abbastanza tempestivi su questo e quindi vi presento intanto i partecipanti a questo panel molto prestigiosi. Parto da Franco Andaloro, che Ordine Italiano dei Biologi, un ecologo marino e biologo marino di grandissimo diciamo prestigio a livello italiano e internazionale, e altresì diciamo il responsabile del cluster Big Blue Italian Growth per la regione Sicilia. Abbiamo poi Paolo Varrella, che è il presidente della cooperativa Mitilicoltori Associati, grazie per essere qua. Chiara Lombardi, ricercatrice Enea. Abbiamo Giuseppe Suaria, ricercatore scientifico del CNR. Abbiamo Giorgio Bavestrello, docente di zoologia e Dipartimento delle Scienze della Terra, Ambiente e Vita dell'Università di Genova, oltre che membro del comitato scientifico di Mari Vivo e responsabile scientifico di Mari Vivo Liguria. Abbiamo naturalmente con noi anche Nejla Bejaoui, che rappresenta l'Istituto Nazionale di Scienze e Tecnologie del Mare della Tunisia, che è l'istituto più prestigioso della Tunisia in materia di ricerca e di biologia marina. E abbiamo Eraldo Rambaldi, che è il presidente del Consorzio Mediterraneo. Io direi che da questo punto di vista noi possiamo sicuramente intanto oggi partire a parlare proprio di quello che è l'argomento odierno, cioè l'effetto dei cambiamenti climatici sulle attività di pesca e dell'acquacoltura ci interessano, e partiremo diciamo facendo un po' una panoramica su tutto quello che sta avvenendo direi nel bacino mediterraneo, per poi naturalmente ascoltare sia la voce degli operatori economici e anche di chi ha una situazione anche un po' più dettagliata diciamo così a quello che avviene in questa zona del Tirreno, e ascolteremo appunto ciò che sta succedendo ormai anche da qualche anno in Tunisia. Per cui, pregando di far partire le slide diciamo di introduzione di Franco Andaloro, prego Franco appunto un po' di lanciare quelli che sono le maggiori diciamo sfide che il cambiamento climatico sta diciamo così ponendoci di fronte, direi anche ormai in maniera estremamente veloce e contemporanea, rendendoci questo molto più complicato. Prego Franco. Grazie. Attivo? Sì. Grazie Leonardo. In questi giorni stiamo celebrando
le magie dei mitili, dei muscoli, lasciatemi chiamare cozze per me che sono un siciliano, ma abbiamo raccolto anche da parte dei produttori un lamento drammatico su quello che gli sta accadendo. A mare stanno accadendo molte cose che mettono in crisi il settore, la maggior parte di queste sono fishing independent, cioè non dipendenti dalla responsabilità dei pescatori. Una di queste è il cambiamento climatico. È acclarato oggi, finalmente oggi, dopo 40 anni abbiamo la certezza politica, la visione globale, che c'è un cambiamento climatico. Qualcuno sostiene che non è causa dell'uomo, ma non ci interessa in questo momento trattare un problema delicato. Finalmente anche chi negava il negazionismo ha accettato questo percorso. Cos'è accaduto? Un cambiamento climatico anomalo che sta investendo i mari del pianeta. Il mare è resiliente, cioè ha impiegato più tempo a riscaldarsi, però poi mantiene il calore. Quindi vi sono stati negli ultimi 20 anni 3 inverni senza avere una temperatura invernale nel mare. Quest'anno è stato l'anno più caldo dell'ultimo secolo, ci dicono i meteorologi. Cosa ha indotto questo? Due fenomeni, tropicalizzazione e meridionalizzazione. Che vuol dire? Tropicalizzazione è la presenza di specie aliene in Mediterraneo. In questa immagine vedete come all'aumento della temperatura corrisponde un aumento dei ritrovamenti delle specie aliene in maniera assolutamente sincrona in due grafici che hanno provenienze diverse. E il 90% delle specie aliene sono subtropicali o tropicali. Questo mi sembra innegabile. Oggi sono più di 1000 le specie aliene in Mediterraneo e più di 150 sono i pesci, moltissimi molluschi. Quella carta mostra una geografia delle bioinvasioni. Alcune specie, per fortuna poche nel Mediterraneo centrale, sono deleterie per l'uomo e per la pesca. Il granchio blu, di cui si parla moltissimo adesso, è uno degli impatti sulla molluschicoltura. Lo è stato in passato le due alghe invasive, la caulerpa cilindracea e la caulerpa racemosa, ma la lezione che ci viene da queste alghe è quella che in quest'area le bioinvasioni sono paradossali, raggiungono livelli altissimi e poi crollano, come se il sistema non le sostenesse. Questo non è vero nei mari di Levante, ci torneremo, perché in questo momento in Libia, in Libano, in Siria, in Israele, il 60% della cattura di pesca è basata su specie non indigene. Due sole sono pericolose, una addirittura è mortale, e il Lagocephalus sceleratus, il pesce palla maculato, che ha fatto decine di vittime in Oriente, nessuna da noi, anche per un early warning lanciato, un prima allerta nel 2011 quando abbiamo avuto la prima segnalazione. Qualche anno fa il pesce leone, sbagliato pesce scorpione, il pesce leone che ha una spina però estremamente velenosa. La meridionalizzazione è ancora più pericolosa per noi. Che significa? Che specie mediterranee di acque calde vanno verso il nord o aumentano di quantità. La cattura è cambiata di molte pesche e molte specie vanno al nord. Se l'ecosistema non è pronto ad accoglierle, accadono dei problemi. Questo è il caso, per esempio, in Puglia per la molluschicoltura col pesce balestra, dove la molluschicoltura non era attrezzata e il pesce balestra ha distrutto moltissimi impianti. Questo sta accadendo in parte anche col pesce pappagallo, che sono specie con un becco che riesce a distruggere il seme. Altre specie, sono veramente tante, stanno aumentando e stanno andando verso nord. Però vi sono altri effetti non diretti come questi del cambiamento climatico, che molto spesso non si correlano a lui. Alcuni sono legati all'asincronismo, molto più noto in agricoltura, con le api che impollinano i fiori se le temperature sono diverse, pesci che hanno fecondazioni indotte e riproduzioni dalla temperatura, altre non lo hanno, si ritrovano a diventare predatori mentre prima vivevano in maniera sincrona. È il caso del pesce pilota e della ricciola.
L'acidificazione, che è un problema che si sta manifestando sempre di più anche nei nostri mari, indebolisce e rende fragili gli animali a guscio calcareo, che sono peraltro più facilmente aggredibili dalle specie che li attaccano. Mari molto fermi, molto calmi per lunghissimi periodi, come lo sono stato quest'estate, crea maree rosse, red tide, che creano mortalità, sviluppa alghe come lo Streopsis, che oltre la fama per avere creato problemi alla balneazione mandando in aerosol una tossina, presentano dei veleni che sono stati trasmessi per esempio sia nei mitili filtratori che nei ricci di mare. Molto discusso il fatto della correlazione con le mucillagini, che sono poi di due tipi, di due nature, ma almeno per una delle due sono strettamente correlati. Ancora meno noto è quello del cambiamento delle correnti marine. Il Mediterraneo funziona come una cella termalina spinta da due cose: differenza di salinità e temperatura tra il bacino di Oriente e il bacino di Levante. Questo cambio, da una parte legato anche alla diga di Hudson, che ha aumentato la salinità con un apporto minore di acqua del Nilo, la differenza di riscaldamento tra i due bacini ha cambiato il Levant in Intermediated Transient. È una parolaccia, ma significa che un grande vettore, un grande treno, una corrente marina che portava nel Mediterraneo centrale i nutrienti che provenivano da Oriente si è interrotto. Adesso li porta in Egeo. Questo ha creato un meccanismo incredibile di crollo di biomassa pelagica nell'area tra la Tunisia e la Sicilia, una sorta di Niño Niña de Noartri, esattamente quello che è accaduto in Perù con l'ancioveta. E questo è un problema importante e drammatico, perché cambia l'intera biodiversità e gli equilibri, cambia il comportamento dei pesci. Vedete uno studio nostro del pesce spada in accoppiamento dello stretto di Messina, che ha cambiato il mating system, il sistema riproduttivo completamente. E poi due eventi spesso dimenticati. Questa immagine è purtroppo Genova, è l'inondazione di qualche anno fa. Al di là delle vittime, al di là dei problemi economici, porta a mare milioni di metri cubi di fanghi. La stessa cosa fanno sulle spiagge i cicloni. Si riteneva che il Mediterraneo fosse avulso da uragani e cicloni. Nel 2011 mi pare si è abbattuto France su questa costa, Nizza e Nantes. Quello è un'immagine di una spiaggia erosa per 100 metri da un ciclone. Queste sono sabbie messe in movimento che creano enormi problemi alle specie che vi vivono. Questo sta disegnando un percorso assolutamente drammatico. Le risposte sono di tre tipi nelle convenzioni internazionali sul clima e la biodiversità. La prima è massimi sistemi, prevenzione. Ovviamente ne parliamo, seguiamo quello che fanno le COP sul clima. Le altre due sono realizzabili e sono mitigazione e adattamento. Un mare sano, un ambiente sano, sono meno aggredibili, meno attaccabili. Specie mediterranee sane sono più resilienti alle bioinvasioni. L'adattamento significa abituarsi a questo, mangiare le specie aliene e combattere i problemi che ci sono, ma richiede anche risposte immediate. Noi siamo in un paese lento, siamo lento politicamente, siamo lento amministrativamente. Di fronte a un problema bisogna stanziare fondi e usarli. Se dobbiamo aspettare una o due finanziarie per avere i fondi, due o tre anni per le gare, sono passati 3-4 anni e il problema da affrontabile diventa devastante e inaffrontabile. Questo è il problema della tempesta perfetta che si sta abbattendo sulla molluschicoltura italiana, che ha bisogno di risposte immediate. Vi racconteranno i colleghi altri problemi, però la cosa importante è partecipare come possiamo da cittadini all'azione di mitigazione e adattamento. Grazie, grazie Franco Andaloro e per questa panoramica mediterranea, direi, e globale sulla tematica.
cui io vorrei dar seguito anche chiedendo proprio al professor Balestrello, al dottor Suaria, alla dottoressa Lombardi, che naturalmente monitorano con maggiore assiduità anche questa zona, questa regione di mare, un po' di darci anche qualche dettaglio in più su quello che sta avvenendo nel Tirreno settentrionale, e quindi di darci una fotografia più dettagliata. Grazie. Ma volentieri, funziona, sì. Molto volentieri. Non è facile aggiungere qualcosa al quadro che ha fatto Franco Andaloro, che effettivamente è stato perfetto ed esaustivo. Però io un dettaglio su cui mi sono, di cui mi sono occupato molto, un tasselletto lo aggiungo. Anzi, lo aggiungo con una nota autobiografica. Nel novembre 1984... Io mi ero sposato nel giugno di quell'anno. Mia moglie è entrata di ruolo come insegnante di scienze a scuola, in particolare al nautico. E al nautico voleva allestire una piccola collezione di animali marini e mi ha chiesto di io frequentavo l'istituto di zoologia, mi ha chiesto di raccogliere alcuni invertebrati marini per la sua collezione. Ebbene, io ho fatto in quell'occasione un'immersione sotto il castello di Paraggi a Portofino e sono rimasto sbalordito perché tutte le gorgonie che occupavano da tempo immemorabile la parete del castello di Paraggi erano contemporaneamente tutte morte. È la prima moria di organismi marini segnalati in Mediterraneo. L'ho segnalata io appunto in quell'anno grazie a questa richiesta di mia moglie. Certo, all'epoca pensavamo che fosse un caso, pensavamo che fosse qualcosa legato agli scarichi del castello, pensavamo che fosse un evento del tutto fortuito, ma negli anni seguenti le morie hanno continuato a imperversare nella zona portofinese. Immediatamente dopo le spugne da bagno, considerate che le spugne da bagno a Portofino, Spongio officinalis, erano talmente abbondanti che periodicamente barche di pescatori di spugne greche chiedevano la possibilità di raccogliere e venivano a Portofino ogni 5-6 anni a raccogliere spugne da bagno. Bene, dopo la moria della fine degli anni 80, le spugne da bagno non si sono assolutamente più riprese. Cominciano ora, 40 anni dopo. Anche la collega tunisina ci dirà qualcosa a proposito sul problema delle spugne. E allora lascio dopo questo spunto questo dettaglio, ma aggiungo soltanto che nell'ottobre 1999 è successo un fatto per il Mar Ligure assolutamente impressionante, perché in un'unica notte un'ondata di acque molto calde, rilevate anche degli strumenti oceanografici, diversi gradi in più delle medie del periodo, hanno strisciato contro la costa del Mar Ligure, da Livorno fino a Marsiglia, e in questo lungo tratto di mare tutte le grandi gorgonie, le gorgonie viola, Paramulicea clavata, che stavano al di sopra dei 30 metri di profondità, sono tutte morte in una notte. Milioni di organismi che tra l'altro sono a crescita lenta, sono stati distrutti. Noi poi abbiamo avuto occasione di ristudiare la ricolonizzazione, ma in poche parole vi dico che a 40 anni di distanza la profondità media delle gorgonie a Portofino è scesa, tra l'altro con degli addentellati anche importanti da un punto di vista economico, perché questi animali sono quelli che fanno il paesaggio subacqueo. Pensate che cos'è l'industria del turismo subacqueo nella marina protetta di Portofino. Ecco, tutto questo ha creato questo problema. Se ho un minuto aggiungo una nota più simpatica a questa serie di aspetti tetri che vi ho fin qui disegnato e che potrei comunque continuare, perché in questi 40 anni poi ci siamo dedicati tanto a questo genere di aspetti. Beh,
un aspetto che io da subacqueo, che trovo simpatico è questo. Io ho cominciato a andare sott'acqua con le bombole appena finite le scuole medie e per i primi 20 anni della mia attività subacquea non ho mai visto una cernia a Portofino. Certo, le cernie a Portofino c'erano, ma erano state eliminate negli anni 50 dai primi subacquei che cacciavano con le bombole o con gli autorespiratori ad aria questo iconico pesce. Il punto era che le cernie a Portofino non si riproducevano, l'acqua era troppo fredda e le cernie che si trovavano erano cernie riprodotte più a sud che piano piano risalivano, non maturavano sessualmente e come grassi eunuchi rimanevano nell'area portofinese. Ecco, a cominciare dagli anni 90, come dire, le cernie di Portofino hanno cominciato a maturare i gameti, la temperatura dell'acqua è stata sufficiente a permettere la riproduzione ed ecco che, come dire, un'ondata di parossismo sessuale ha colpito le cernie di Portofino che si è messa a riprodursi come matte. Io non so chi di voi ha esperienza di attività subacquea, ma ora a Portofino bisogna farsi spazio tra gigantesche cernie che attornano qualunque subacqueo. Ecco, qualche spunto ne potrei dare. È molto interessante e anzi io vorrei ascoltare proprio diciamo chi come Chiara Lombardi e poi Giuseppe Suaria seguono proprio dalle stazioni di ricerca che sono sul territorio spezzino un po' questo tipo di evoluzioni, perché è evidente che se dal punto di vista diciamo così della cura del mare e del litorale una città come Lerici si fregia della bandiera blu, dall'altro punto di vista dobbiamo anche capire che cosa sta succedendo nel mare dal punto di vista appunto della biologia marina. E quindi pregherei naturalmente intanto di condividere qualche slide che la dottoressa Lombardi ci ha portato e dall'altro senz'altro direi che passo la parola a grazie, Chiara. Prego. Grazie mille, buonasera a tutti. Grazie di questa bella opportunità di poter raccontare che cosa avviene nel nostro Golfo. Tutto quello che è stato detto fino adesso è assolutamente verissimo. E purtroppo abbiamo cambiamenti che stanno avvenendo da tantissimo tempo. Enea è presente nel territorio dagli anni 70 e da allora sta monitorando il Golfo, quindi sia da un punto di vista di caratteristiche fisico-chimiche che anche da un punto di vista delle comunità biologiche. Grazie, ma mi alzo così. Questo è avanti? Sì. Quello sotto? Ok, perfetto. E, è vero tutto quello che è stato detto fino adesso, è vero che dobbiamo porre attenzione a questo discorso del cambiamento climatico e dobbiamo porre tantissima attenzione a quello che è il potenziale in realtà degli ecosistemi. A me piace sempre mostrare questa vignetta che racconta di fatto quello che è il potenziale di quello che noi abbiamo sott'acqua e a maggior ragione è un qualche cosa che noi dobbiamo proteggere, di cui dobbiamo avere assolutamente attenzione. Oggi si parla di mitilicoltura, si parla di prodotto che ha ovviamente degli impatti a livello commerciale importante, ci sono famiglie che dipendono da questo prodotto e quindi è un'attenzione economica forte. Io però che sono ecologa marina, il mio punto di vista è sempre anche un punto di vista che riguarda la natura direttamente e quindi una delle domande che possiamo farci è che cosa questa natura che noi dobbiamo andare a proteggere può fare per aiutarci. Questo è proprio quello che avviene nei tavoli di dialogo a livello mondiale, a livello di quello che è il ruolo dell'oceano. Che cosa abbiamo fatto, che cosa cerchiamo di fare noi qua sul territorio? Abbiamo creato nel 2021 una realtà che prevede enti di ricerca, tra cui Enea, il CNR, gli NGV, e i produttori e chi lavora al territorio, quindi chi lavora nel mare, quindi la cooperativa dei mitilicoltori, il comune di Lerici e anche la scuola di mare Santa Teresa. Perché è importante questo? È importante perché le nostre conoscenze come ricercatori che descrivono tutto quello che è stato descritto dai colleghi, quindi purtroppo le morie di gorgonie che sono venute anche qua nelle isole sia nel 99 che anche nel 2003, e le nostre isole piano piano si riprendono e si adattano nel tempo, quindi si è parlato di adattamento, quindi anche gli organismi piano piano nel tempo alcuni sono in grado di adattarsi, quindi cambiano le dinamiche. Le nostre conoscenze, quindi il monitoraggio anche dell'ambiente marino,
ci permette di fornire dei dati che sono fondamentali perché gestisce il territorio. Quindi, partendo dalla conoscenza dell'ambiente e dell'ecosistema, abbiamo creato questa piattaforma di cooperazione dove chi arriva, chi vive il territorio, come Paolo, come anche i mitilicoltori, ci dicono: insomma, noi abbiamo una moria dei nostri mitili, dei nostri muscoli, che cosa possiamo fare? La prima cosa che possiamo fare sicuramente è andare a monitorare il sistema. Questo perché? Perché i mitili, come tantissimi organismi, come vi dicevo prima, hanno una funzione, svolgono una funzione. C'è questa definizione che a me non piace tanto, che è stata data nel 2017, che è quella di servizi ecosistemici, cioè gli ecosistemi sia a terra che a mare sono in grado di fornire dei servizi che aiutano l'uomo. In realtà l'uomo è parte della natura, quindi di fatto aiutano se stessi e di conseguenza aiutano noi che siamo parte del sistema. Quindi bisogna cercare di ragionare anche spostando l'attenzione, no? Da questo punto di vista. E questi ecosistemi di conseguenza sono la soluzione. Se noi cerchiamo di proteggerli e monitorarli, di fatto possono aiutarci a migliorare l'ambiente. Io un esempio che faccio sempre perché è più facile da capire per le persone è il discorso del rinverdimento urbano. Oggi quello che viene fatto è cercare di creare maggiore aree verdi. Perché? Perché abbiamo le cosiddette isole di calore nelle città, per cui c'è aumento fortissimo delle temperature, abbiamo sentito che estate calda abbiamo avuto, anche se è durata poco, ma è stata caldissima, dove abbiamo una zona di bosco, dove abbiamo una zona di giardino, noi abbiamo un miglioramento della qualità dell'aria, un miglioramento delle temperature, e la stessa cosa si può fare in mare, solo che la differenza è che questi ecosistemi sono molto poco conosciuti. Quindi la prima cosa che facciamo, che stiamo sviluppando attraverso i PNRR, questi fantomatici PNRR che finalmente hanno un qualche cosa di positivo, stanno portando soldi, tanta fatica, tanta amministrazione, ma ce la stiamo facendo, andremo a sviluppare un osservatorio qua nel territorio. Sono diverse stazioni che vedete, sono posizionate all'interno della mitilicoltura, nel golfo e nelle zone dei parchi, sia del parco regionale che del parco nazionale, dove noi monitoreremo in tempo reale parametri come temperatura, pH, salinità. Questo perché? Perché se noi vediamo una modifica a livello dell'ambiente, la prima cosa che dobbiamo capire è che cosa succede a livello dell'ambiente che cambia. Il cambiamento climatico c'è come, in ambiente marino sta avvenendo, e quindi prima cosa acquisire il dato. Il dato ci permette di capire quali sono i processi e quindi poi adottare delle soluzioni. Quindi grazie a questo sistema, diciamo, la zona di Spezia avrà un osservatorio un po' particolare perché sarà gestito chiaramente da tutti gli enti di ricerca e anche dagli amministratori del territorio. I dati saranno a disposizione di tutti. Noi creeremo una piattaforma per cui chi va in mare potrà collegarsi al nostro sito e dire com'è la temperatura dell'acqua oggi. I mitilicoltori, come loro, come è successo in passato con un progetto pilota, vanno in acqua e mi dicono: cavoli, oggi i livelli di ossigeno sono molto bassi. E quindi a questo cosa segue? Segue per esempio un discorso di affaticamento degli organismi, quindi una moria. E poi ovviamente bisogna trovare le soluzioni, naturalmente, perché monitorare non basta, ma bisogna trovare delle soluzioni. Un esempio di queste soluzioni è quello di riutilizzare quello che viene considerato scarto. Allora, la mitilicoltura produce tantissimi gusci, questi gusci sono una risorsa importantissima. Gli organismi, quando sono in mare, gli organismi calcificanti, se ne è parlato prima, sono in grado di utilizzare il carbonio che è disciolto in mare, intrappolano CO2, sono come, fate conto, come le rocce. Nel momento in cui noi buttiamo via questi scarti producono CO2 perché sono uno smaltimento che noi dobbiamo andare a rimuovere. Quello che stiamo facendo tra i nostri piccoli progetti, che prevedono la partecipazione di cittadini di Campus WWF, è quello di riutilizzare i gusci che derivano sia dalla coltivazione delle ostriche che anche dei mitili, per creare delle specie di cuscini che vengono messi sul fondo del mare. Il fondo qua è un fondo estremamente fangoso, quindi la struttura, diciamo, tridimensionale del fondale è andata perduta. Queste strutture aiutano a creare tridimensionalità. Perché è importante? Perché promuove la biodiversità. Io ho tante piccole larve di organismi che arrivano, trovano un substrato dove potersi attaccare, si sviluppano e quindi mi aiutano a rigenerare. In particolare in aree portuali è importante rigenerare. Rigenerazione vuol dire salute, più biodiversità vuol dire salute, quindi è in qualche modo una forma di adattamento al cambiamento, quindi cerchiamo di riportare la natura a regime. E l'ultimo progetto che abbiamo, sempre all'interno del PNRR, è il recupero di un'ostrica, che è un'ostrica molto importante, che è l'ostrica piatta, l'ostra edulis, che è un'ostrica che è presente nel nostro golfo dalla fine dell'Ottocento. E ho due ragazze che ci stanno lavorando molto intensamente e il nostro progetto è quello di ripristinarla, aiutare, studiare la popolazione locale per capire come ce l'ha fatta a resistere, è diventata molto resiliente, quindi è presente, e aiutarla a, diciamo, riprodursi e potenzialmente ad essere utilizzata un domani nella coltivazione. Qual è la peculiarità in particolare? Perché quest'ostrica? Perché quest'ostrica forma reef, è in grado di stratificare le conchiglie, quindi rigenera l'ambiente. Quindi chiaramente da un punto di vista commerciale, ma dal nostro punto di vista come biologi, soprattutto per la rigenerazione dell'ambiente marino. Grazie. Super, super, e soprattutto mi sembrano due cose molto interessanti, che si guardi intanto appunto anche
non tanto e non solo, diciamo, al tema ostrica in generale, ma anche a singole specie, perché questo può creare anche delle tanto dei servizi ecosistemici, ma anche evidentemente un legame con il territorio e delle specializzazioni del territorio. Questo apre a molte opportunità di sviluppo locale. E poi abbiamo visto anche che su molti progetti il fatto che Enea e CNR collaborino significa che evidentemente esiste una logica di cluster e di distretto locale a tutto vantaggio, diciamo, dell'economia del mare e della Liguria, ma senz'altro dell'Italia. A Giuseppe Soaria, che peraltro è uno specialista anche di microplastiche riguardo il tema annosissimo che ci riguarda, chiederei appunto un po' di farci anche un po' il quadro di questa situazione, che certamente è estremamente urgente e gravosa per quanto ci riguarda. Grazie. Sì, grazie Leonardo, grazie per l'invito. Come avete sentito, io mi occupo di microplastiche, lavoro qui al CNR, sono uno dei 3 istituti di ricerca, insomma, che sono qui presenti sul territorio. Io in realtà sul territorio ho lavorato poco negli ultimi anni, mi sono occupato più di microplastiche, però con un respiro un po' più globale. In realtà oggi non volevo parlarvi di microplastiche, una presentazione un po' lunga che avevo preparato qualche anno fa, però insomma, questo giusto per dirvi brevemente che uno dei record del famoso granchio blu, uno dei primi record nel Mar Ligure dopo i primissimi negli anni 60, poi il granchio blu era scomparso qui dal Golfo di Spezia ed è stato poi ritrovato da un pescatore di Lerici, se l'è trovato nel tramaglio, nelle sue reti. Ce l'ha fatto vedere, abbiamo pubblicato appunto questo primo arrivo o ritorno del granchio blu nel Golfo della Spezia, dopodiché poi dopo qualche anno è arrivato sui giornali un po' di tutto, sulle notizie un po' di tutto il Mediterraneo. Lo stesso per il grande corridore. Io vado velocissimo perché in realtà mi preme, non c'è tantissimo tempo, ma mi preme parlarvi brevemente, scusate, ma qui avrei dovuto preparare, ecco, di plastica. Vedete, questo è il trend di produzione mondiale di plastica dal 1950, da quando questi materiali sintetici sono stati inventati, ad oggi, ed è un trend di crescita esponenziale. Ne produciamo tantissima, gli organismi ne ingeriscono in quantità altissime, quasi tutti gli organismi del mondo in questo momento sono stati, appunto, è stato dimostrato che stanno ingerendo delle particelle di plastica in qualche modo, in diverse quantità. I numeri sono abbastanza terrificanti, insomma abbiamo sentito che c'è un cambiamento in atto, il cambiamento è importante, e giusto per darvi un'idea di quanto è grande questo cambiamento, la quantità di materie plastiche prodotta dall'uomo da quando abbiamo inventato questi materiali ad oggi equivale a circa 8 gigatonnellate, che è praticamente il doppio in termini di peso della biomassa di tutti gli animali marini e terrestri viventi presenti sul pianeta. Quindi praticamente abbiamo prodotto il doppio in termini di peso di plastica rispetto alla biomassa vivente. E si stima, alcuni miei colleghi stimano, che ogni anno nei mari di tutto il mondo finiscano 8 milioni di tonnellate di plastica, ma quello che è terrificante di questo numero, che comunque equivale a un camion della spazzatura riversato ogni minuto di ogni giorno dell'anno in mare, e che equivale esattamente alla quantità di tonno che noi preleviamo dagli oceani di tutto il mondo ogni anno. Quindi in ogni anno praticamente prendiamo 8 milioni di tonnellate di tonno e le rimpiazziamo con 8 milioni di tonnellate di plastica. Questi numeri sono terrificanti. Adesso io continuo ad andare avanti, perché l'unico messaggio veramente importante è che questo trend di crescita nella produzione di plastica, quindi nell'arrivo di inquinanti in mare, lo ritroviamo per tantissime altre variabili, per tantissimi altri indicatori, sia umani che ambientali. Questo è il numero di spedizioni tramite container merci che avviene nel mondo, vedete che il trend di crescita è più o meno lo stesso. E il numero di specialine l'avete visto prima nella presentazione di Franco Andaloro. E vado ancora veloce. Il concetto chiave è che siamo nell'antropocene, siamo in un'epoca che appunto è un'epoca nella quale l'uomo sta avendo un impatto fortissimo sul pianeta nel quale vive,
e tutti gli indicatori mostrano tutti questo grande trend di accelerazione, questa grande crescita che inizia generalmente nel 1950 e per tutto quello che noi possiamo misurare il trend, diciamo, è praticamente lo stesso. Parliamo di emissioni di anidride carbonica in atmosfera, ovviamente, ma anche l'acidificazione, l'aumento delle temperature superficiali, la cattura di pesci e organismi selvatici, l'acquacoltura, il consumo di fertilizzanti, la deforestazione, l'utilizzo dei suoli, la produzione di energia, gli arrivi turistici, le telecomunicazioni. Vedete che è tutto in crescita, tutto in una crescita esponenziale che viene chiamata in questo momento la grande accelerazione. Questa è giusto un'altra maniera di farvi vedere questi dati che vi ho appena mostrato, come tutti questi indicatori diversi, tutti vanno tutti verso l'alto e non accennano a fermarsi queste rette, non accennano a flettersi. È per questo che è stato coniato un concetto che è quello dei confini planetari, che appunto è un concetto che cerca di stabilire appunto uno spazio operativo di salvezza per l'umanità, ed è stato ormai ampiamente dimostrato che molti di questi confini planetari sono stati già ampiamente superati, come vedete, per queste variabili. E quindi, giusto per concludere, non vorrei essere troppo catastrofista, però questa è la situazione attuale. Questo grafico vi ci fa vedere la temperatura superficiale degli oceani di tutto il mondo. Queste che vedete qui sono le temperature delle acque superficiali oceaniche dal 79 al 2020. Questa qui in arancione è il 2023, questo qui in rosso è il 2024. Vedete che siamo completamente fuori scala e questo non può che appunto porre l'accento sull'urgenza vera, di cui si è parlato anche prima, sull'urgenza della questione che stiamo affrontando. Questa è giusto un'altra maniera di farvi vedere lo stesso grafico, queste sono tutte le anomalie, questo qui è aprile 2024, ovviamente poi l'estate è andata ancora più in alto, e ovviamente questo aumento delle temperature si riflette in una diminuzione dei ghiacci nelle zone polari. Questa che vedete è la quantità di ghiaccio in Antartide nel 2023, vedete che siamo completamente fuori scala rispetto picchiata, a tutta la media. Impicchiata, incontrollata tra l'altro. E settimana scorsa ero a Copenaghen a una conferenza della Commissione Europea che si occupava di scienze polari. Io ho lavorato parecchio nelle zone polari, sia in Artico che in Antartide. Beh, è stata una settimana abbastanza deprimente perché tutti i miei colleghi che si occupano di scienze polari erano tutti abbastanza allarmati, sconfortati, e il motivo è questo qui. Questi sono sempre gli stessi grafici di temperatura, questa volta non è temperatura del mare ma è temperatura dell'aria registrata a Longyearbyen sulle isole Svalbard in pieno Artico, e queste sono le temperature di quest'anno che sono, come vedete, completamente fuori scala rispetto alla media che va dal 1900 al 2020. Quindi la questione è urgente, gravissima, e i ghiacciai si stanno sciogliendo, vado velocissimo, e stiamo fondamentalmente crescendo anche noi umani come popolazione, e ignorando completamente appunto dei concetti chiave dell'ecologia come quello della capacità portante di un ecosistema. E superato questi limiti planetari, nessuno sa bene cosa potrà succedere, o meglio qualche idea possiamo farcela, ma sarebbe bene non oltrepassare troppo, ecco, questi limiti portanti del nostro pianeta. Questa è la produzione del prodotto, e questo è un altro grafico che fa vedere il prodotto interno lordo dell'umanità. Come vedete sta continuando a crescere, non si sa per quanto potremo tenere questo segno più davanti al PIL. E vi lascio insomma con questa frase di David Attenborough, uno dei più grandi documentaristi e comunicatori scientifici del nostro tempo, che ha detto che chiunque crede in una crescita indefinita su un pianeta finito o è un pazzo o è un economista. Quindi insomma volevo lasciarvi con questo messaggio chiave. Ma... Grazie Giuseppe Solaria, anche per la sua resilienza e la volatilità delle mie domande rispetto a quanto programmato, perché diciamo, abbiamo cercato di dare anche un quadro della situazione scientifica che viene rilevata, però poi sono gli operatori economici che evidentemente si trovano anche ad affrontare sulla propria pelle economicamente, anche con il loro lavoro
alle conseguenze anche di questi cambiamenti climatici e di quanto abbiamo visto. Quindi io chiedevo senz'altro a Paolo Varrella della cooperativa Mediticoltori e a Eraldo Rambaldi, che è il presidente del Consorzio Mediterraneo, proprio anche intanto di darci una situazione di quello che loro stanno vivendo, perché abbiamo visto le eccellenze che questo territorio produce, ma è evidente che sono il risultato di sforzi a questo punto veramente titanici, e soprattutto sapere se essi vedono nella governance che sta cercando a livello nazionale e anche internazionale di dare delle risposte, se vedono una efficacia o dei gaps che invece magari vanno colmati, come ci dicevamo prima di iniziare. Quindi è una provocazione, perché è chiaro che ci sarebbe moltissimo da dire, certamente non in 5 minuti, però siamo qui per parlarne, per accennare e anche per sensibilizzare. Prego. Ma sì, grazie intanto della possibilità. Ovviamente dopo tutti loro che hanno parlato, bisognerebbe riprendere ogni singolo aspetto del quale loro hanno parlato per arrivare a un certo punto. Allora, io parto dalla situazione nostra come mitilicoltori qui nel Golfo della Spezia. Allora, noi sono già diversi anni che a causa del proliferare delle orate stiamo perdendo tutto il prodotto, per prodotto intendo i muscoli, ok? All'inizio, già da 30 anni, le orate, anche 34, 35 anni fa, le orate c'erano, mangiavano, però riuscivi a difenderti. Abbiamo visto uno switch di comportamento, proprio un salto di classe negli ultimi 3-4 anni, dove le orate addirittura bucano le reti, le nostre reti di protezione, ne fanno di tutti i colori. Poi sono tantissime queste orate, sono tante, vengono pescate, ma sono sempre di più. Tant'è che io ho iniziato a fare una provocazione, ho cominciato a dire: ma queste orate arriveranno da Marte? Perché negli ultimi 35 anni, lo dico, le istituzioni ufficialmente siamo con voi, però si sono sempre girati tutti dall'altra parte. Nessuno ha mai voluto mettere il dito nella situazione e vedere com'era questa cosa. Allora abbiamo iniziato a guardare noi questi pesci. Studiali oggi, studiali domani. Ne parlavo anche con loro, abbiamo visto che ci sono delle differenze morfologiche in queste orate che vengono pescate, e abbiamo scoperto, e ora faremo degli studi genetici con un tavolo che finalmente siamo riusciti a aprire con la Regione Liguria, perché avevamo il sospetto, e fra poco avremo la certezza, che il 70-80% delle orate che abbiamo dentro il Golfo sono di ceppo atlantico, ovvero sia sono di acquacoltura, sono allevate. Ora io non voglio dar la colpa a quelli. Ci sono degli studi, per esempio, fatti in Croazia, dove hanno dimostrato, facendo anche dei saggi con delle marcature, che le orate che escono dagli allevamenti fanno anche delle migrazioni di 300 km in acqua per arrivare nelle zone dove loro hanno, no? Noi qui abbiamo l'oliochenite delle orate, le orate arrivano qua e non se ne vanno più. Questo è un problema grosso, perché? Perché si inserisce intanto in un discorso, per citare Attenborough, invece che un economista avrebbe dovuto dire, ma magari l'ha anche detto, un capitalista, perché ovviamente in un sistema drogato di allevamento intensivo spinto dal mercato, si inserisce un sistema del genere, si inserisce in un sistema di cambiamento climatico folle. Hanno detto bene, noi abbiamo le mani in mare tutto l'anno, tutti i giorni. E io, per esempio, i miei indumenti tecnici, soprattutto i miei guanti termici, non li uso da 5 anni, perché negli ultimi anni non c'è più l'inverno in mare. Poi con i sensori che abbiamo con Smart Bay lo vediamo, e poi noi abbiamo anche un piano di monitoraggio con l'ASL, che tutte le settimane raccogliamo tutti i dati in 8 stazioni dentro al Golfo. Negli ultimi 3 anni la temperatura media del mare non è scesa sotto i 13 gradi, cioè il mare bolle, è bollente, è caldo, e in questo contesto ovviamente, per esempio, le orate cosa fanno? Hanno un metabolismo più accelerato, sono più voraci. Questo è un problema che riguarda tutti. Ieri abbiamo incontrato i nostri amici ostricoltori di SET, hanno lo stesso problema nostro delle orate, infatti faremo delle azioni congiunte e ci muoveremo a livello europeo, poi siamo
affiancati dalle associazioni di categoria, da AMA, abbiamo qua il direttore generale Eraldo Rambaldi, abbiamo Federico Pinta che è il nostro presidente nazionale di AMA e faremo delle azioni a riguardo. Perché? Perché il cambiamento climatico noi lo stiamo vedendo a livello nazionale, perlomeno, da Trieste fino qua, perché a Trieste muoiono i mitili a causa di mucillagini, temperature alte del mare. In Veneto per esempio hanno il problema delle tartarughe marine, le tartarughe marine sono impazzite, attaccano tutto quello che trovano, ostriche, cozze, c'è il granchio blu, cioè ci sono tutta una serie di problemi che noi che siamo in mare, i ricercatori che sono in mare lo vedono, lo sanno. Il problema qual è? Il problema è che la politica di questi aspetti qua se n'è sempre strafregata, perché ci sono altri interessi, perché i problemi sono altri. Voglio arrivare a delle soluzioni. Lui ha parlato delle plastiche. Noi come cooperativa, insieme ad AMA, insieme a Legambiente, insieme a diverse università, Siena, Roma e Bologna, insieme a Novamont, abbiamo messo in piedi un progetto grosso che si chiama Life Muscles, che potete trovare, vedere lì, e noi qui a Spezia stiamo sperimentando delle retine per mitilicoltura in materiale biocompostabile, ovvero sia non è materiale plastico, è materiale che una volta che l'hai utilizzato lo mandi a compostaggio. Perché? Perché sappiamo benissimo, come ha detto il dottor Suaria, che la produzione di plastica è fuori controllo, e se noi vogliamo, tutti quanti si lavano la bocca di green, fanno il greenwashing, bisogna fare la transizione ecologica. La transizione ecologica o la fai o non la fai. Se la vuoi fare, devi farla subito, immediatamente. Quindi noi stiamo testando queste retine che stanno dando degli ottimi risultati. Ma un'altra proposta, che quando però le dici, magari i cittadini, noi ricercatori, ce lo possiamo dire tra di noi, ma veramente la politica non le capisce certe cose. Ma non, per esempio, recuperare il calore dal mare per produrre energia elettrica, perché noi abbiamo una massa di calore, l'hanno detto anche loro, che è esagerata. Guardate che c'è un'entalpia in mare che fa paura. Gli uragani, i cicloni, come hanno detto loro, si formano perché il mare sta bollendo. Avete visto i grafici? Sì. Avete visto? Cioè, bisogna agire, ma immediatamente, perché noi veramente, noi siamo, abbiamo i soci, tanti soci nostri, certo, hanno cambiato lavoro per via delle orate, hanno cambiato lavoro, ci siamo messi quanti ad allevare, soci siete, 84, ci siamo messi ad allevare ostriche, sta andando benissimo, per carità, è una sfida che stiamo affrontando, ora stiamo trovando delle ostriche tropicali nei nostri vivai, vuol dire che il mare sta andando molto più avanti di quello che noi, certo, come riusciamo ci diceva, a notare, cioè, per cui bisogna veramente prendere il toro per le corna e fermarlo, e non sarà facile, anzi per me è impossibile. Però non voglio nemmeno pensare a dovermi io adeguare, perché noi saremo travolti. No, certo. Non è pessimismo, perché noi siamo i primi che stanno lavorando con le retine e con altre cose per invertire questa cosa. Però vorrei una presa di coscienza forte, perché questo è un problema gigante. Ah, una cosa. Il caldo nostro sono uragani in terra. Noi lo diciamo sempre, perché la gente che sta a terra non si rende conto di quello che chi lavora in mare patisce, ma prima o poi chi è a terra subisce i danni che fa sul mare. Grazie. No. Grazie. Direi che probabilmente è difficile attendersi, diciamo, che chiaramente la politica possa conoscere nel dettaglio degli aspetti così tecnici, però sicuramente quello che comprendiamo è che gli operatori con il mondo della ricerca e naturalmente possono sicuramente aiutare a rimodellare il mondo della produzione, perché è evidente che da quello che ci diceva probabilmente va fatta anche un po' di programmazione in più sugli spazi, sulle specie che vanno allevate, sulle quantità che si stanno verificando e la salute del mare. Eraldo Rambaldi, che è il presidente del consorzio Mediterraneo, che ci dice da questo punto di vista? Allora, io volevo iniziare dando un po' i numeri, non perché sono uscito pazzo dopo, ma perché dopo gli interventi molto interessanti degli esperti di quelli che sono, diciamo, i cambiamenti climatici,
volevo far capire di che cosa parliamo poi sulle ricadute nel settore della produzione. E in quanto Consorzio Mediterraneo, io sono il presidente, noi siamo inseriti nella raccolta dati Eurostat per l'acquacoltura e per la pesca, e sono anche direttore di AMA, quindi abbiamo una visione delle problematiche dei nostri associati. L'acquacoltura nazionale, io parlo fino al 2022, trattava all'incirca 140.000 tonnellate di prodotto allevato e venduto ogni anno. Quindi un dato non trascurabile che ci poneva, diciamo, tra i principali produttori a livello europeo. Di questo circa 45.000 sono pesci, 45.000 tonnellate che si dividono in tre specie principalmente: la trota, che è pesce d'acqua dolce ormai consolidato, e spigole orate. L'Italia è una grande produttrice di trota. Trota è una delle principali, spigole orate anche se, diciamo, all'inizio gli impianti erano a terra, poi con la tecnologia delle gabbie galleggianti si è andate a mare. Però capite bene che a fronte di questo il restante 95.000 tonnellate erano molluschi, quindi non so quanti di voi avevano questa idea di quanto fosse importante, di quanto è importante la molluschicoltura a livello nazionale. Anche perché tratta di prodotto di un certo valore, perché considerate che noi eravamo purtroppo, vi dico, sto parlando fino al 2022, 30.000 tonnellate di vongole veraci, primi produttori in Europa. Vongola verace che viene principalmente allevata nell'Alto Adriatico, nelle aree del Tizie, quindi la zona dell'Emilia Romagna, del Delta, la zona di Goro, Scardovari, Pila, e poi c'era anche delle produzioni in Sardegna. Bene, una produzione consolidata, consorsi di gestione, organizzazioni di produttori, un indotto di circa 12-13.000 unità lavorante alla produzione, e in più c'era tutto l'indotto, il confezionamento e quant'altro. Bene, purtroppo dai dati che abbiamo a disposizione adesso al 2024 è che questo settore probabilmente si è quasi azzerato. Si è azzerato da una parte per il problema del granchio blu, che è un problema effettivamente dove le prime segnalazioni risalgono a 30 anni fa, a 40 anni fa, erano segnati, c'erano delle catture, all'inizio era stato classificato come granchio nuotatore perché ha capacità di muoversi, ma man mano cresceva, incominciava a entrare un po' nei mercati soprattutto del nord Adriatico. Ma all'improvviso, e qui io mi leggo secondo me ai cambiamenti climatici, all'aumento della temperatura, a delle condizioni ottimali per questo granchio, c'è stata l'esplosione nel 22, 23 ancora, e non si riesce ancora a controllarlo. E quindi anche nel 2024 i dati sono purtroppo che la presenza di questo granchio è enorme in questi ambienti, che guarda caso erano gli ambienti ideali per l'allevamento della vongola verace, e quindi si è creato veramente una condizione disastrosa. Per quanto riguarda la mitilicoltura, che tutto sommato all'inizio e ancora adesso non è molto attaccata dal granchio blu, perché il granchio blu opera più sui fondali e quindi le vongole vengono allevate a terra e quindi loro trovavano l'ambiente. I mitili invece, essendo allevati in sospensione, non avevano grossi attacchi, se non in determinate aree di Goro dove c'è una miticoltura un po' con acque basse. Però cosa è successo? È successo che l'innalzamento delle temperature di questi ultimi anni, che già noi avevamo segnalato come un problema, ma soprattutto quest'anno, dove abbiamo avuto per circa 3 mesi temperature dell'acqua nel mare Adriatico, Ionio, con temperature costanti superiori ai 28 gradi, quando 28 gradi è considerato
la temperatura catastrofale, per, così viene chiamata anche perché abbiamo lavorato anche su delle polizze assicurative, quindi a 28 gradi riconoscono il danno al 100%. Noi abbiamo superato di gran lunga questi parametri per un periodo talmente lungo che alla fine anche questi organismi che cercavano di resistere, si possono chiudere, hanno delle valve, per un po' resistono, si sono indeboliti, si cadevano dai parchi di allevamento e alla fine morivano. Ma la cosa poi drammatica è che in tutta la parte dell'Adriatico, praticamente dal Veneto fino ad arrivare alla Puglia e anche in alcune zone tipo Taranto, così, è venuto a mancare, perché è l'anello debole poi, il prodotto giovanile. Noi lo chiamiamo il seme delle cose, il prodotto giovanile che serviva poi per ripartire con l'allevamento, che era un prodotto che naturalmente si riproduceva, si attaccava agli impianti, i mitilicoltori lo prendevano e con queste seme di piccole dimensioni, di qualche millimetro così, ripartivano con l'allevamento per l'anno successivo. Non c'è una produzione da schiuditoio come c'è, per esempio c'era per la vongola o per l'ostrica, no, era un prodotto naturale. Quindi adesso noi abbiamo segnalazioni da tutti i principali poli produttivi dell'Adriatico dove ci dicono non ci abbiamo più il seme, e quindi praticamente il dato che noi abbiamo adesso è di perdita di prodotto dei mitili che va dal 60 al 90%, ma soprattutto abbiamo un po' in tutte le aree la assenza di seme, quindi questo è un punto interrogativo per il futuro, perché dove si trova il seme? Forse ce lo possono avere all'estero, ma io so che anche in Spagna, anche in Croazia incominciano ad avere problemi, perché queste sono temperature anomale. Con il rischio magari anche di perdere in qualche maniera anche le specie autoctone, probabilmente. Certo, ma il mitilo è, cioè, ieri ho sentito un intervento, si parlava del Mitilus edulis, ma è atlantico. Noi abbiamo il Gallo provincialis, quindi è tipico del Mediterraneo, si alleva solo Gallo provinciali, quindi non c'è un allevamento, diciamo, di specie autoctone, quindi il problema è difficoltà nel ripartire. Ma non c'è solo questo, perché c'è stata proprio la tempesta perfetta, come hanno detto alcuni esperti di studi ambientali. Abbiamo avuto poi la mucillagine, per esempio, che era da un po' che mancava, però anche lì le forti piogge che ci sono state, che hanno portato nutrienti in alcune zone dell'Adriatico, e questo è un bene, perché l'Adriatico ha bisogno di nutrienti per fare fitoplancton, perché è un mare produttivo. Ma con l'innalzamento, lo sviluppo di organismi tipo le diatomee, si sono create queste sostanze prodotte da questi organismi che creano queste mucillagini, queste zone di patina, che poi in parte intrappolano, soffocano gli organismi, per esempio in allevamento, che sono filtratori. E inoltre, cadendo sul fondo e andando poi in moria, in situazione anossica, stanno creando grossi problemi anche a organismi tipo i fasolari, i lupini, cioè la vongola di mare. Quindi avremo purtroppo ripercussioni anche nel settore della pesca a mare. Se ci mettiamo in tutto questo, come ampiamente detto da Varella, che per la parte adriatica invece abbiamo il problema delle orate, sia nostre che quelle probabilmente vengono fuori, che non c'è più l'inverno in cui loro abbassavano il metabolismo e si bloccavano, adesso invece sono attive tutto l'anno e quindi attaccano le mitilicolture, il seme, i giovanili e anche gli adulti. Abbiamo per esempio altri problemi, le tartarughe, sicuramente un rettile va protetto, ci sono tutta una serie di tutele, ma effettivamente noi abbiamo una dimostrazione che i danni sono notevolissimi, che il numero è aumentato, il metabolismo è aumentato, mancano probabilmente altre forme di alimentazione. Hanno scoperto il supermercato delle cozze, vanno lì e col loro rostro così rompono e danneggiano e fanno perdere pergolato.
Ma addirittura adesso abbiamo di recente delle segnalazioni nel Friuli, che sembrava il Friuli dice, beh, finalmente abbiamo il Friuli che acque profonde, acque fresche, invece c'è segnalazioni con video e stiamo valutando che l'aquila di mare, che è un pesce cartilagineo, tipo una razza, un trigone, che fino a qualche tempo fa era presente così, viene segnalato in grande quantità e viene proprio, ci sono delle immagini che hanno trovato che si attaccano ai pergolati e cominciano a mangiare, che hanno un apparato boccale e sono in grado di danneggiare. Quindi purtroppo dai dati che noi abbiamo sulla raccolta dei dati è che per i prossimi anni il prodotto della molluschicoltura in genere, perché come abbiamo visto anche le ostriche cominciano ad essere attaccate in alcune zone dalle tartarughe e soprattutto dalle temperature, perché poi alcune ostriche vengono allevate in ambienti lagunari, avremo un drammatica riduzione di questo settore estremamente importante a livello nazionale, con delle ripercussioni socio-economiche. Tra l'altro ricordatevi che l'acquacoltura era un po', diciamo, la nuova frontiera dell'attività in mare, quindi in grado di sostituire e di integrarsi con la pesca, ma era composta da operatori giovani, quindi andando a vedere l'età media, mentre la pesca è in crisi e molte volte ha bisogno di forza lavoro esterna, la molluschicoltura era invece di imprenditori giovani. Tutto questo, quindi, noi stiamo stimolando il Ministero, le Regioni, anche sui fondi strutturali FEAMPA per avere aiuti. Però ecco, i tempi purtroppo sono quelli che sono. Noi siamo stati molto contenti del commissario straordinario che è stato nominato qualche settimana fa per l'emergenza granchio blu, ma è stato nominato dopo 2 anni. E adesso, prima che mette in moto tutti i meccanismi necessari per dare sostegno, tenete conto che l'acquacoltore, come un agricoltore, ha delle aree in concessione che deve pagare. Paga queste concessioni e c'ha degli investimenti. Tutto questo meriterebbe attenzione, degli interventi urgentissimi per cercare di tutelare le categorie e fermare quindi una serie di costi correnti e soprattutto attivare misure nell'ambito del FEAMPA, fondi strutturali, nonché fondo di solidarietà, fondi di emergenza e quant'altro, neanche nel PNRR, ma comunque dare risposte certe a categorie che in questo momento i nostri dati ci dicono, imprese che chiudono, cassa integrazione, non ci sono più fondi per portare via il prodotto, il granchio blu, e quindi corriamo il rischio veramente che arriveremo a purtroppo distruggere un settore che era di primaria importanza, anche perché il prodotto dell'acquacoltura ormai aveva raggiunto il livello di produzione della pesca almeno nazionale. Diciamo anche che senz'altro quello che si può fare difficilmente potrà andare a compensare gli effetti del cambiamento climatico che stiamo vedendo, ma sicuramente arginare per una governance un po' migliore, questo senz'altro sì. Su questo evidentemente c'è necessità di di una maggiore coesione e anche di una velocità delle risposte, perché se no le attività di impresa non hanno il tempo e modo di reagire, anche se questo probabilmente può essere anche un motivo per andare forse a ripensare anche il modello di acquacoltura da adottare, perché quando arrivano queste tempeste perfette probabilmente è anche perché noi dobbiamo cogliere la sfida del cambiamento del modello economico, certo, ambientale, finanziario, che diventa infatti questo sostenibile. Processo era partito, l'ostrica era una risposta, l'ostrica piatta di cui ci parlavamo prima. Ci sono parecchi progetti che stanno cercando di... Come anche la sovrapproduzione di orata, come diceva si diceva evidentemente. Assolutamente. Io intanto la ringrazio per questo,
perché vogliamo ascoltare anche il contributo della ricercatrice tunisina Nejla Bejaoui, che dell'Istituto Nazionale di Scienze e Tecnologie del Mare, l'istituto più prestigioso di cui la Tunisia dispone, perché la Tunisia, oltre a essere paese partner di questa edizione di Mitiliade insieme alla Sicilia come regione italiana, è anche un paese che ha una biodiversità estremamente importante per il Mediterraneo, ma è anche un paese che da qualche anno prima di noi sta facendo i conti con il dramma del granchio blu, circa 25.000 tonnellate di granchio blu su 1.000 km di costa, ha affrontato il problema delle spugne, ha affrontato il problema anch'esso delle cozze e naturalmente in alcuni casi è anche riuscito a dare delle risposte resilienti rispetto a questa situazione. Quindi volevamo ascoltare anche un po' quello che Nejla evidentemente ha da raccontarci, perché l'istituto dispone di un quadro completo di serie storiche e probabilmente la collaborazione con gli istituti di ricerca e col mondo dell'acquacoltura e maricoltura spezzina può sicuramente trovare in questa sede anche un buon viatico. Grazie. Nejla. Merci. Si vous permettez, effectivement, la Tunisie, on peut considérer que tous les problèmes qui ont été évoqués aujourd'hui, pour la Tunisie, c'était un laboratoire à l'échelle de la Méditerranée. Si vous permettez. In relazione a tutti i problemi che sono stati presentati finora, per la Tunisia questo ha costituito un laboratorio di studio e di soluzioni. Pourquoi? Parce que la Tunisie a été par exemple le premier pays à la fin du 19e siècle qui a signalé la tropicalisation et l'installation d'espèces qui sont originaires de mer Rouge après l'ouverture du canal de Suez au 19e siècle. Donc on a des données qui datent de 1899 à l'Institut, des travaux qui ont été réalisés par des Français en Tunisie, qui datent de 1890-1900-1910. Donc, pour la Tunisie, si è visto, dalla fine del XX secolo, il fenomeno della tropicalizzazione che è stato quindi segnalato da questo paese, anche l'arrivo di specie derivanti dal Mar Rosso dopo l'apertura del canale di Suez in seguito a lavori effettuati a questo scopo da parte di francesi. Vorrei aggiungere anche che il raddoppio del canale di Suez più recente ha incrementato ancora il problema della salinità nel Mediterraneo, probabilmente. Oui, et la température a souvent causé des problèmes. Je vais vous parler, si vous permettez, mais je vais essayer de faire vite. Hein? Oui, l'effet de la température sur certaines espèces, en particulier, je me suis intéressée dans le cadre de notre laboratoire à la moule. Voilà, à la moule, dans le cadre donc des travaux du laboratoire de biotechnologie bleue et de bioproduits acquatiques. Ecco, in riferimento all'aumento delle temperature, all'interno del lavoro di laboratorio di studio effettuato in Tunisia, si è in particolar modo considerato certe determinate specie e in particolare le cozze. Alors, la mitiliculture en Tunisie, elle a été donc développée dans le nord de la Tunisie, essentiellement au niveau de la lagune, je ne sais pas s'il y a un pointeur, donc au niveau de la lagune de Bizerte, où l'espèce, naturellement, est à sa limite
de distribution à l'échelle de l'ensemble de la Méditerranée. C'est-à-dire, après le nord de la Tunisie, il n'y a plus en Méditerranée l'espèce Mytilus galloprovincialis. Per quanto riguarda la mitilicoltura in Tunisia, questa viene effettuata soprattutto nella parte nord del paese, nella laguna di Bizert, dove ci sono delle specie particolari che naturalmente sono presenti qui e diciamo non oltre questa zona nord della Tunisia, appunto. Donc, elle a des particularités, cette espèce, c'est que par rapport aux populations d'Europe, en Méditerranée, c'est une espèce qui se reproduit toute l'année, pratiquement toute l'année. Le repos sexuel ne se fait que pendant 2 mois, alors qu'en Europe, il est beaucoup plus. Donc ici, on voit l'effet de la température sur le cycle biologique de l'espèce. E in particolare su questa specie vediamo molto fortemente l'effetto del cambiamento climatico e dell'aumento di temperatura in riferimento anche alla sua riproduzione che presenta appunto una particolarità essendo ridotta nell'arco di 2 mesi. Alors, quelques photos de l'élevage de la moule en corde suspendue. Ecco alcune foto dell'allevamento delle cozze su corde sospese, nasse sospese. Les pressions subies par la population, entre autres, c'est le changement climatique. Avec donc quelques données ici, je ne vais pas donner beaucoup de détails, quelques données sur une température qui peut atteindre 30 degrés, ce qui est le cas cet été, par exemple, 30 degrés. Ecco, senza andare troppo nel dettaglio, vediamo comunque alcuni dati, e in particolare quella della temperatura che ha raggiunto i 30 gradi. Temperatura dell'acqua, dato diciamo attuale di quest'anno. La production a beaucoup diminué, on a une chute de la production. Cette année aussi, comme vous avez tout à l'heure évoqué, il n'y a pas de naissin. Cette année, c'est une année exceptionnelle, il n'y a pas de naissin de moule dans la lagune, donc on voit une chute continue. En particulier, on s'est intéressé au détachement du byssus. Dunque, si è registrato un notevole calo della produzione. In particolare, quest'anno è stato un anno eccezionale a causa di questo calo. Il problema è anche che non è più presente il seme, non c'è disponibilità di seme e problematiche relative anche al distacco del bisso. Alors, le changement climatique, bien sûr, c'est le réchauffement et l'acidification, avec des prédictions qui sont allarmantes. Cambiamento climatico, che significa in particolare ovviamente riscaldamento, aumento della temperatura, ma anche acidificazione con previsioni allarmanti. Alors, notre travail au laboratoire, on a essayé donc de travailler sur le phénomène d'acidification pour voir quel est le degré de résilience de la population tunisienne, en particulier sur l'attachement du byssus et la protection de la coquille. Quindi il lavoro di laboratorio che è stato effettuato in particolare si è concentrato sull'acidificazione per capire qual è il grado di resilienza, in particolare riferimento al bisso e anche alla protezione e quindi alla resistenza del guscio. Nous avons effectué donc des travaux de laboratoire à différentes pressions de CO2 et pour estimer le pH et à des niveaux de ressources de disponibilité de ressources alimentaires pour la moule. Ok, quindi il lavoro di laboratorio è stato effettuato a diversi livelli di CO2 per stimare il pH.
come si diceva, anche per capire l'effetto di questi fattori sulla cozza. Donc les indicateurs, c'est l'attachement du byssus, la croissance, l'épaisseur de la coquille, la force de la coquille, le taux de filtration et la valvométrie, c'est-à-dire l'ouverture des valves. Quindi sono stati considerati vari fattori, come appunto attaccamento del bisso, spessore del guscio, resistenza, forza del guscio, tasso di filtrazione, apertura del guscio. E nous avons, bon, je crois qu'il y a une diapo qui manque, voilà. Nous avons trouvé que la réponse de la moule à l'acidification était fortement dépendante de la ressource alimentaire, avec un phénomène lié à l'énergie qui est reçue par rapport à l'énergie qui est dépensée pour combattre donc cette acidification. C'est au niveau physiologique. À livello fisiologico. Qual è stato il risultato, uno dei risultati dello studio è che la risposta della cozza è fortemente dipendente dalla risorsa alimentare della stessa, questo con una connessione tra l'energia che è ricevuta rispetto a quella che viene emessa per contrastare l'acidificazione. Allora, je voudrais finir par une comparaison que nous avons effectuée entre la population de moules de Tunisie et une population en provenance de l'Espagne, dans la région donc de Vigo, Atlantique, pour voir un peu quelles sont les réponses de la moule pour le même protocole. Dunque, si è studiata la reazione della cozza per lo stesso protocollo, effettuando un paragone tra la popolazione di questa cozza in studio tunisina e la stessa presente però in Spagna, quindi nella zona atlantica, zona di Vibo, appunto per vedere quale fosse la differenza nella reazione. Alors, on voit que la population tunisienne, pour résumer, c'est une population qui est mieux adaptée l'augmentation de la température et à l'acidification. Donc ici, on soulève le problème, enfin, ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est que les populations, en définitive, subissent subissent une adaptation par étape. Je pense qu'il y a plus l'écosystème est résilient, il prend le temps de s'adapter par étape et on voit que la température par exemple agit moins sur la population tunisienne que la population de moules galicienne. Donc les limites de tolérance pour la température sont différentes en fonction du lieu dans lequel a évolué la population. Voilà. Et nous, bien sûr, nous continuons nos travaux dans ce sens pour mieux comprendre et modéliser par rapport à la résilience des moules au changement climatique. Un risultato in particolare dello studio è stato quello di identificare la popolazione tunisina come più adattevole all'aumento della temperatura e all'acidificazione, ovvero è in grado di sviluppare un adattamento a stadi, ovviamente, a questo cambiamento di temperatura. La temperatura quindi agisce in misura minore sulla popolazione di questa cozza tunisina rispetto a quella galiziana e per cui il limite di tolleranza alla temperatura risulta differente secondo il luogo in cui è presente la specie in studio
E comunque verrà continuato questo lavoro da parte dell'istituto prestigioso in cui lavora per modellizzare e capire ancora meglio quello che è la reazione appunto della cozza al cambiamento climatico e a questi fattori. Thank you. Grazie, grazie Nejla Bejaoui e grazie anche all'interprete. Naturalmente prima di chiudere, ringraziando naturalmente il Comune di Lerici e rimarcando l'importanza anche quest'anno della bandiera blu per il Comune di Lerici, ma ringraziando i mitilicoltori spezzini che evidentemente promuovono questa manifestazione intera e quanto sia importante lo stiamo vedendo. Volevo chiedervi se naturalmente ci fosse qualche domanda dal pubblico, veramente per pochissimi minuti prima naturalmente di chiudere rispetto a questa nostra sessione. Grazie. Prego. Volevo parlare del problema delle mucillaggini. Sì. Le mucillaggini è un problema che si era verificato oltre 10 anni fa. Poi nell'Adriatico per tanti anni non si sono più verificate. Quest'anno si sono verificate nuovamente fino alle Marche e anche oltre Ancona così. Si sono scoperte le cause perché c'è un motivo, ci sarà un motivo. Allora so che si era parlato dei fertilizzanti utilizzati nelle risaie che attraverso il Po arrivavano in mare e creavano... Non lo so se sono stati fatti degli studi, mi chiedo perché dopo tanto tempo si è ripresentato questo fenomeno. Ecco, passiamo il microfono magari ai nostri ricercatori, professore, anche se vuole dare... Prego, come no? Perché no? Una cosa da non scienziato, ma lavoro in mare. In pianura padana ci sono più maiali che esseri umani. C'è stata l'alluvione. Cioè, basta. Se posso, anch'io insomma, ho preso dei dati in giro, ho parlato con alcune persone. Il caso è stato che fino a qualche tempo fa c'è stato un problema di siccità, cioè di poca pioggia, soprattutto negli inverni, no? Inverni di primavera. Quindi poca acqua, avete sentito che il Po in alcuni anni era quasi in secca e altri fiumi importanti che sfociano nell'Adriatico. Dovete sapere che la ricchezza dei nutrienti dell'Adriatico è dovuto all'apporto delle acque dei fiumi che portano acqua dolce, ma portano anche nutrienti, no? Nutrienti che poi servono per far crescere e sviluppare il fitoplancton, che è l'alimento base di una serie di organismi, quindi organismi filtratori come molluschi, ma anche pesce azzurro e quant'altro. E si era osservato questo problema, quindi la mancanza di mucillaggine, tra l'altro c'è una rete Copernicus che lavora con dati satellitari che dà delle proiezioni e si era visto come ultimamente l'Adriatico stava diventando un mare oligotrofico, cioè povero di nutrienti. Se ci fate caso, in questi ultimi 2 anni invece si è creato una situazione un po' diversa, forti piogge anche troppo abbondanti che comunque hanno riversato grandi quantità di acque in mare, quindi vuol dire tanta quantità di nutrienti, perché poi c'è il dilavamento dei terreni e quindi l'apporto di sostanze organiche, dei depuratori, dell'agricoltura. Questo ha determinato quindi una presenza di nutrienti che, legando l'innalzamento della temperatura, si era visto proprio da questi dati Copernico, che con questi satelliti riescono a calcolare anche la quantità di clorofilla, così che i valori erano molto elevati. Questo ha determinato, ahimè, visto le condizioni eccezionali climatiche, una fioritura di una serie di organismi fitozooplantonici che poi hanno determinato il rifiorire e quindi la ripresa di questa mucillaggine che era da un po' di tempo che mancava nei mari adriatici.
L'ho collegato a questo, poi ci saranno altre concause, ma sicuramente è legato alla maggior presenza di apporti d'acque dai principali fiumi che si riversano nell'Adriatico, con riversamento quindi di nutrienti, azoto e fosforo soprattutto, che innesca catene fitoplantofage e quindi tutta una serie di altri organismi che si nutrono di questo. Quindi uno sviluppo abnorme, che poi, come il troppo, come al solito, invece che fare bene, stroppia e crea poi problemi di impatto ambientale. Giuseppe Soaria, volevi aggiungere senz'altro qualcosa? Siamo tutti d'accordo, almeno perlomeno noi tre. Non so se qualcuno da qualcosa da aggiungere. Professore, qualcosa da... No, io aggiungo che quello delle mucillagini è un problema molto complicato e che purtroppo non si può prevedere quando arrivano, per cui anche i ricercatori se le trovano lì nel momento in cui le devono studiare, quindi è difficile capire le cause prima. Dico soltanto che all'epoca della grande produzione di mucillagini in Adriatico, secondo me lo studio che aveva avuto più seguito vedeva un squilibrio tra virus e batteri nei fondali marini, è uno studio dell'Università di Ancona, Suaria lo conosce bene certamente, professor Danovaro. Aggiungo che c'è una netta differenza tra mucillagini dell'Adriatico, che sono dovute a diatomee, e mucillagini del Tirreno, che sono dovute a alghe filamentose, cioè le nostre mucillagini, che sono dovute ad alghe filamentose. Ecco, quindi voglio dire, un problema, certamente quanto detto sulle quantità di piogge che portano o non portano nutrienti, sul fatto che in certi anni l'Adriatica è stata oligotrofica, è certamente tutto vero. Dico che è un problema veramente complicato su cui per il momento non si è venuti a capo. Ecco, quindi diciamo... L'apporto dei piumi c'è sempre stato, forse addirittura è stato ridotto, come si diceva, c'è stato un momento che sembrava che in Adriatico ci fosse troppo poco fitoplancton e quindi troppa poca produzione, c'era stato un grido d'allarme per il poco fitoplancton, veramente un casino da cui non riusciamo a venire fuori. Paolo Varrella? Ma no, volevo aggiungere una cosa, la mia prima è stata una buttata. No, nemmeno una provocazione, poi è quello che ci siamo detti, però obiettivamente c'è uno sbilanciamento nelle produzioni intensive, nelle produzioni animali intensive, bovini, suini. Se voi accendete la televisione, siamo nell'era delle ricette televisive, continuamente la carne propinata in televisione, e l'Unione Europea gli allevamenti intensivi li considera come un fattore altamente clima alterante. Prima, adesso non voglio fare cioè, se veramente vogliamo invertire, bisogna anche noi che cambiamo comportamenti. Mangiare la carne alimenta un sistema che prima ho fatto la battuta sul capitalismo, però veramente ci sono dei grossi capitali che vengono investiti per avere delle grosse rendite finanziarie su questi allevamenti intensivi, che però creano dei danni giganteschi, perché comunque sia hanno un impatto devastante. Pensate agli allevamenti intensivi a terra o gli allevamenti intensivi a mare, mi riferisco alle orate ovviamente perché a noi ci hanno ammazzato, ma penso anche agli allevamenti intensivi di salmone, cioè ci sono tutta una serie... Diciamo che l'industrializzazione di questo tipo di prodotto... Però bisognerebbe cambiare noi per primi i comportamenti, certo. Quindi piantarla con certe cose, perlomeno prima... di tutto avere coscienza, per questo che secondo me è molto importante quello che ha detto, perché comunque sia c'è sempre un legame e quindi dobbiamo anche noi avere coscienza del fatto che le nostre scelte alimentari, economiche, hanno comunque una conseguenza diretta sul nostro ambiente. Ecco, vorrei ricordare per esempio che in alcune regioni italiane il modello agricolo sta cambiando radicalmente proprio per andare verso delle produzioni che richiedono un minore impiego di acqua, questo soprattutto nel sud del paese. Vedo invece ancora che il modello agricolo del nord del paese è fortissimamente basato su produzioni che hanno necessità notevole di acqua, quindi
Chiaramente questo tipo di discorso ci porterà a modificare il modello produttivo e quindi anche alimentare che continuiamo a perseguire. Non so se ci... Mi fa dire a questo riguardo una parola appena, come dire, che supporta quanto detto con un pensiero appena più tecnico. Allora, è chiaro che da un punto di vista della sostenibilità ecologica, più noi utilizziamo cibo che sta in basso nelle catene trofiche, meglio è. In mare i pesci che alleviamo sono tutti carnivori. E per questo noi dobbiamo pescare pesce per allevare pesce. Cioè è come se in terra invece che allevare mucche allevassimo leoni. E dovessimo quindi produrre le pecore per dar da mangiare ai leoni. Ma infatti... Allora... Per quel che riguarda il mare, andare a mangiare ai livelli più bassi della catena trofica vuol dire mangiare filtratori che mangiano fitoplancton. Da un punto di vista ecologico, mangiare cozze è la cosa migliore, anzi, io sono ligure, mangiare muscoli è la cosa migliore che possiamo fare. Sono il prodotto più buono del mare, perché non mangiarlo? Assolutamente. Su questo... Diciamo, mi sembra che siamo tutti d'accordo, sperando appunto di adottare dei comportamenti coerenti, conseguenti rispetto a qua. Non so se ci sono ancora delle domande, se no chiuderei qui questa sessione, ringraziando tutti i nostri panelist intervenuti e naturalmente ringraziando voi della vostra attenzione e della vostra pazienza. Grazie ancora.